Perché? Questo capisci? Vogliamo sapere. Perché? Mancando dalla terra e dal cielo al santo diritto, dimentica del tuo sesso, di ogni vergogna, di ogni femminile pudore. Perché? Con mostruosa depravazione ti vesti da uomo, ti ostini a vestirti da uomo. Perché? È un delitto. Se non mi sleghi, non dico niente, mi cucio a bocca. Ti ho dovuta legare e con catene, Gianni, per sicurezza tua e nostra. Tu non vuoi promettere di non scappare. Monsignore, io non prometto niente. Fa che trovo la porta aperta e scappo. È un mio diritto. È un diritto di tutti i prigionieri. Ti tolgono i ceppi. E come non avessi più piedi, come fossero già morti loro. Chi ti ha consigliato di vestirti da uomo? Slegami, monsignore. Ricominciamo dal principio. Nome e soprannome, quanti anni hai? A casa i miei mi chiamavano Jeannette. Da quando sono qui in Francia mi chiamano Jeanne. Soprannomi non ne avevo. Gli anni li sai? 19 più o meno, credo. Sai leggere e scrivere? No, le donne non sanno leggere. Soffiare e cucire, quello mi hanno insegnato. E lo so far bene io. Meglio di tutte le donne di Ruanda. Quando ero dai miei, io stavo a casa a fare i mestieri. Non andavo nei campi con le bestie, come hanno detto. Ci andavano i miei fratelli. La terra è di mio papà, è sua. Conosci le verità della nostra santa religione? Tutto quello che so me l'ha insegnato mia mamma. Il Padre nostro, l'Ave Maria, il Credo. Recita il Credo. No, non così, non qui.